sicurezza e qualità, un incontro per illustrare nel dettaglio tutte le novità ISO 9001-14001. Esperti a confronto a Lecce nelle sale dell'Art Hotel per sottolineare importanza e benefici introdotti dal cambiamento, con le conseguenti opportunità per le aziende, siano esse già consolidate o imprese in via di realizzazione. L'incontro è stato organizzato da Imprese di Puglia. Imprese di Puglia è un'associazione nata nel novembre del 2015, ha già consolidato la sua territorialità con circa 110 soci e adesso ha istituito una commissione di tecnici, di professionisti, motivo per il quale noi siamo qui con ingegneri e geometri liberi professionisti, interessati certamente all'iniziativa di oggi ma anche al lavoro delle commissioni per fornire dei servizi concreti, reali alle imprese. Abbiamo impostato infatti l'associazione con il sistema Open Data in maniera tale da diffondere liberamente su Facebook, sul nostro canale di comunicazione Telegram, le informazioni relative all'associazione. L'incontro di oggi normalmente sarebbe costato come seminario 500 euro più IVA ad azienda e noi l'abbiamo regalato oggi a tutte le aziende, abbiamo dato l'opportunità a circa 250 professionisti e imprese di essere presenti per ulteriormente formarsi, e anche perché crediamo molto nella responsabilità di impresa, nella qualità e nel codice etico. Infatti noi abbiamo adottato queste normative di riferimento, per cui noi non vogliamo sederci al fianco con imprenditori che hanno avuto problemi fiscali, con la giustizia, quindi ci teniamo molto, insomma, a selezionare le imprese con cui andiamo a lavorare e per cui ci impegniamo sul territorio. Ci sono delle novità di cui ci vuole parlare o è meglio tenere il segreto? No, tante, però seguiteci su Facebook, sul nostro sito, su Telegram, perché ci sono quotidianamente novità, rapporti con dal Pakistan all'Israele, insomma rapporti anche molto su territori esteri e anche programmi importanti europei sul turismo. Stiamo lavorando veramente tanto. Lei ha parlato prima di Facebook, di Telegram, sono delle piattaforme importanti anche per far veicolare le novità e per entrare in unione con altre imprese o insomma per avere un quadro della situazione più chiaro. Ma sicuramente Facebook e gli altri social sono una piazza informatica in cui virtuale, in cui ritrovarsi, scambiarsi idee, ed è molto importante questo, perché si cresce soltanto tutti insieme, se veramente facciamo rete e se veramente riusciamo a far crescere non soltanto le nostre imprese ma il territorio soprattutto in cui operiamo. Abbiamo riscontrato ancora un interesse elevato, e la sala lo testimonia, da parte delle aziende di comprendere le novità delle norme che evolvono in ambito qualità e ambiente e diventano delle norme sicuramente molto più facili per le aziende in termini di adozione, meno rigide, in qualche modo uno strumento per le aziende per essere più organizzati e affrontare il mercato internazionale in modo un pochino più competitivo e presentandosi con le giuste credenziali. Ecco, quali sono le novità più interessanti di cui avete parlato nell'incontro di oggi? Ma le norme, da un certo punto di vista, nella semplificazione c'è una riduzione anche della parte documentale, quindi il famoso manuale qualità che ha spaventato tante aziende non è più un obbligo, si va verso la gestione dei rischi a tutto tondo, i rischi economici, i rischi di mercato, i rischi interni all'organizzazione, quindi è proprio una rivoluzione che non va a creare dei vincoli di compilare i modulini, come spesso si diceva e si rivolgevano critiche al nostro settore, alla certificazione, ma guardare alla sostanza delle attività che fanno le aziende e dimostrare ai propri stakeholder, ai propri clienti, quello che le aziende realizzano, quindi la qualità del proprio prodotto e del proprio servizio.